Chiudiamo le porte della musica e apriamo quelle del cinema, perché siamo pronti con Cinema Champions con Maria Grazia Celardo. Ciao Maria Grazia, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Campania Radio Sport e Fuori Gara. E oggi Cinema Champions a tutti gli effetti. Cinema Champions a tutti gli effetti speciali del caso. E Michele, credo che tu sia d'accordo con me se dico che quella di oggi è una puntata particolarmente densa. Densa non solo di aspettative per quello che è stato lo spettacolo di sabato scorso con la Roma, ma anche per quello che sarà lo spettacolo di stasera, che vede coinvolta, come tu giustamente lo ricordavi, la squadra azzurra nel match di Champions League contro il Besiktas. Io mi sono proposta di fare onomatopeicamente parlando, l'ho detta bene questa volta, i saluti a Roberto Conte nel finale, visto che lo utilizzerò contro il Malocchio per stasera. Benissimo, benissimo. E allora avanti con il nostro ospite. Veniamo a noi. La cinepresa di Cinema Champions oggi ferma il suo obiettivo su una scena bellissima, che io credo sia stata forse l'unica cosa bella della partita di sabato scorso, ovvero la curva B. La curva B che ha zittito i fischi della tribuna per Gabbiadini e che, diciamola tutta, ha salvato il salvabile riportandoci indietro negli anni, come si fa con le più efficaci macchine del tempo. Negli anni Ottanta, infatti, la curva B era uno dei set più graditi al cantante attore di casa nostra Nino D'Angelo, che, come nel film Quel ragazzo della curva B, girava la città a bordo di una 500 azzurra con i suoi amici, andando allo stadio, e mostrandoci un mondo, quello dello sport e del San Paolo, che ci auguriamo vivamente di vedere stasera, tutto unito a tifare Forza Napoli. Michele, io credo che tu sia d'accordo con me se dico che i miracoli sono possibili e il film di cui ci occupiamo da un po' di puntate nella nostra rubrica Si accettano miracoli di Alessandro Siani ne è l'esempio e ci dà anche un ottimo spunto per continuare a sperare in tal senso, anche perché io credo che sia Gabbiadini o che sia un Mertens o che sia qualcun altro a segnare, l'importante è vincere e gioire tutti insieme. E quindi anche gli ultimi eventi, Gabbiadini in panchina, forse Hamsik che non rientra nella rosa dei convocati, diciamo che non depongono proprio a favore. Oggi allora ci aiuterà, io spero, a compiere il miracolo e quindi a ravvivare gli umori dei giocatori e soprattutto dei tifosi della curva B, uno che di film in voga in quel settore dello stadio negli anni Ottanta se ne intende, visto che ha creato un personaggio vivo d'angelo e che oggi è ospite con noi. Pasquale Palma, buon pomeriggio a te da Cinema Champions. Ciao Pasquale. Pomeriggio a voi, come state? Tutto bene? Siamo belli tesi per la partita di stasera. Vabbè, siamo tutti un po' tesi, perché altrimenti non saremmo napoletani. Vai Maria Grazia. Pasquale, anche tu, come Ciro Giustiniani nella scorsa puntata, dovrai essere martire per i prossimi 4-5 minuti. Inizio subito allora col chiederti, visto e considerato l'esito negativo di sabato scorso, dal punto di vista dell'esito poi della partita di stasera in Champions League, cosa ci dobbiamo aspettare dal Napoli? Ma guarda, io penso che sabato c'è stata, diciamo, questa batosta, vogliamo chiamarla così, però prima di questa partita il Napoli non è che ha dato il peggio di sé, anzi dai, cioè, ha dato delle belle performance, quindi credo che la squadra stava giocando bene, è la seconda forza del campionato, diciamoci la verità, magari è solo un momento, poi magari la cessione di Higuain, poi l'infortunio di Milik, però comunque io sono molto positivo e ottimista per la Champions. Dai, stasera secondo me, anzi io credo che la Champions sia la parte buona del campionato, magari nel campionato pesa un po' questa bella figura che può fare nella Champions. Io sono ottimista, quindi forza Napoli sempre. Pasquale, tu dici bene, anche perché la Juventus ormai sembra davvero inavvicinabile in campionato. Io prima ho posto però l'attenzione su una bella immagine, quella della curva B che difende Gabbiadini sabato scorso a San Paolo per spegnere i fischi della tribuna. Ma tu che idea ti sei fatto di questo ragazzo che è un po' introverso, diciamola tutta, e diciamo anche che fa fatica a trovare il suo ruolo e la sua gloria in campo quest'anno? Ma secondo me Gabbiadini si deve vedere un po' più di televisione, un po' più di cinema comico, perché sta sempre, diciamo, noi a Napoli un poco, diciamo, a peste, no? Diciamo la verità, dai, un poco, te è una bella guaglione, perché sta sempre triste, quindi io vorrei un po' di sorriso sul viso di Gabbiadini.
Diciamo, io credo che tu puoi fare molto in questo senso, a portare il sorriso sul viso di Gabriele, anche di tutti noi. Non ho capito. Pasquale, ci sei? Sì, sì, non ti sento bene. Senti? Adesso sì. Allora, ti dicevo, io credo che tu possa fare molto da comico, da attore, per riportare il sorriso sul viso di tutti noi, compreso quello di Gabbiadini. Beh, speriamo, io ce la metto sempre tutta, diciamo, in televisione, a teatro, quindi se Gabbiadini vuole venirsi a fare quattro risate, mi contatti e ci vengono fare i biglietti per i nostri spettacoli, quindi se viene va tutto a posto, come dice un mio personaggio. Pasquale, stasera, essendoci la Champions League, noi accettiamo miracoli, possibilmente anche record. Però per te, dal tuo punto di vista, intendo, di non tecnico della materia calcistica, la qualificazione è ancora possibile dopo tre giornate? Ma la qualificazione, se è ancora possibile in queste... Ma sì, dai, la qualificazione secondo me è ancora possibile, dai. Io penso di sì. Allora, vabbè, l'ottimismo anche quando diciamo non deve esserci, c'è comunque, dai. E poi io allora metto alla prova il colore addosso di tuo sangue, visto che sei così ottimista. Ma ce lo vogliamo dimenticare, Tolisso, l'acquisto di Tolisso, diciamo, dai. Ti fa ridere tanto l'acquisto di Tolisso, Lino? Sì, assai. Pasquale, mi senti? Ti sento e non ti sento. Infatti ho delle difficoltà con il collegamento. Comunque sì, spero che dalla regia ci diano una mano. Mettiamo alla prova il colore del tuo sangue, vediamo se veramente è azzurro come la maglia del Napoli. Tu sei tifoso da stadio o tifoso da poltrona? No, più da poltrona. Sono più da poltrona, ma perché sono un po' piccolo e quindi a volte mi scoccia andare allo stadio, capito? Però sono più da casa, amici, veniamo tutti insieme alla partita, quindi sono più da casa, pantofolaio. Più casalingo. Un'altra domanda, Pasquale, che ci permette anche di tornare un po' indietro nel tempo e precisamente agli esordi della tua carriera. Tu hai iniziato proprio inventandoti questo personaggio, Vivo D'Angelo. Ma cosa ti ha mai detto in proposito Nino D'Angelo? Ma ci siamo incontrati parecchie volte, lui si diverte su questa parodia che ho fatto, anche perché nasce da un'ammirazione nei suoi confronti, pure tutta la mia famiglia ascoltavano le canzoni di Nino D'Angelo, quindi è un omaggio più che uno spottò, quindi lui l'ha capita, l'ha accolta e quindi si diverte tantissimo. Si diverte insieme a te, insieme a noi tutti. E invece com'è stato lavorare al fianco di Alessandro Siani? È difficile fare il profeta in patria, credo. Vabbè, Alessandro è, secondo me è un numero uno, vabbè, me lo dimostrano i fatti che fa, però è stato molto stimolante lavorare con lui, perché lui è uno staccanovista, è uno che quando io ho avuto la possibilità di lavorare sia al cinema con lui che in teatro, abbiamo fatto Stelle a metà con Sal da Vinci, ed è uno che tu non ti aspetti magari da un attore comico che poi diventa anche regista, tutta quella... proprio accuratezza nelle cose che fa, quindi io ho imparato tantissimo. Nemo profeta in patria è sempre difficile, sì, lo è difficile essere, diciamo, accettati, perché Napoli è una città molto particolare, però quando uno fa delle cose buone penso che la gente lo porti sempre in alto. Pasquale, allora io ti faccio un grande in bocca al lupo per la tua carriera di attore e di comico. Ti saluto e ti ringrazio di questo intervento. Se Michele non ha altro da aggiungere. Sì, no, io dico, oltre ai vari personaggi che già abbiamo visto, ce n'è casomai qualcuno più calcistico pronto per il futuro? Ma io, guarda, tempo fa volevo fare la parodia di Giaccherini. Perché? Perché ci somigli tantissimo, diciamoci la verità. Esatto. Però diciamo non lo so ancora, perché comunque non ha dato ancora tantissimo e quindi chissà, un giorno magari mi potete vedere vestito da Giaccherini. E allora ti aspettiamo presto con il nuovo personaggio. Pasquale, beh, in bocca al lupo, buon lavoro e a presto, forza Napoli! Anche a voi, forza Napoli sempre e alla prossima. Grazie a Pasquale Ciao Palma. Pasquale!
Se n'è andato, andava di corsa. Se n'è andato, andava di corsa perché va di fretta, giustamente, perché deve tifare stasera davanti alla televisione nel suo amato divano, da quel che ho capito, Michele. Assolutamente. Maria Grazia, noi ci sentiamo la settimana prossima. Michele, io ti saluto, forza Napoli sempre e solo, e vi ricordo l'appuntamento con la rubrica di Roberto Conte martedì prossimo, il tifoso in cattedra alle 14.40 su Radio.0 e Cinema Champions il mercoledì alle 15.40. Grazie Michele, ciao, forza Napoli! Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara!